Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è il diario di viaggio on the road, e queste sono le immagini che vengono fuori dalla mia nuovissima GoPro. Oggi farò un esperimento in fase di montaggio, proverò a cambiare ogni tanto inquadratura. Se vedrete le mie immagini che vengono sempre fuori dalla Canon Legria, vuol dire che l'esperimento è fallito e ho preferito continuare a usare l'immagine della Legria. Comunque cominciamo! Sigla! Prima di cominciare mi scuso per la mia voce, ho la gola distrutta, e ve lo spiegherò durante l'argomento del giorno. Intanto parliamo del canale YouTube di oggi, naturalmente un canale italiano, ho cominciato ormai ufficialmente a parlare dei canali italiani, e parlo di uno dei canali che ho trovato più interessanti, simpatici e divertenti, e che è il canale più seguito anche dai miei orsetti di peluche. Anche perché io sono un orso, lui è un gorilla, quindi tra animali ci capiamo benissimo. Si scherza, eh? Lui è il Dottor Vendetta, link al suo canale sul doobly-doo, andate e iscrivetevi! Lui è uno sperimentatore e realizza dei video in cui cerca di stuzzicare la curiosità di chi lo segue. Per esempio ha una playlist con dei video in cui ci sono una serie di curiosità, e ogni volta che ci racconta queste curiosità, una di queste curiosità è falsa e invita chi lo segue, chi sta guardando il video, a scoprire qual è la curiosità che si è inventato. È un interessante gioco da fare assieme ai propri follower. Comunque, al di là di questa playlist, voglio segnalarvi dei video che ho trovato veramente molto interessanti. E innanzitutto permettetemi di dare una bella spallata all'idea di allargamento della community YouTube Italia, con tre suoi video, 50 youtuber che forse non conosci. Trovate sul doobly-doo il link a tre video, sono 50 youtuber che forse non conosci, volume 1, volume 2 e volume 3. Divisi per categorie, vi presentiamo 150 youtuber! E sempre parlando di youtuber, perché non parlare della storia degli youtuber? Piano piano sto raccontando la storia di molti grandi youtuber, e ce n'è una che ho trovato molto particolare. Come ben sapete, io non seguo molto l'ambito del pooping, però ci sono degli youtuber italiani, dei pooper italiani, che sono andati un po' oltre lo scalino del creare della roba tanto per divertire, e in questo caso il link che vi segnalo è la storia di Knuckledeez. Knuckledeez è diventato famoso, tra le altre cose, perché uno dei suoi video, se non ricordo male Salvini ama le bottiglie, è finito su una trasmissione Rai, ovviamente in freebooting, mica è stato citato che era il video tratto dall'utente Knuckledeez di YouTube. Ma non solo questo, per di più, praticamente dopo una settimana si è anche visto sospendere il video per una contestazione di Content ID da parte della Rai, quindi, come si dice da queste parti, cornuto e mazziato! È in corso uno sciopero dei dipendenti del centro commerciale, perché è previsto il licenziamento di 48 dipendenti in una fase di ristrutturazione dell'azienda, quindi in questo punto c'è parecchia confusione, devo dire. Ok. E infine vi segnalo un video molto interessante, le 5 leggende metropolitane più inquietanti di sempre, correlato a un altro video, le 5 creepypasta più inquietanti di sempre. Una di queste 10 storie è falsa, potete cercare di capire qual è e dirlo al nostro Dottor Vendetta. Direi che abbiamo concluso e possiamo passare all'argomento del giorno, ma prima un piccolo extra segnalato dai miei orsetti, i 5 animali più teneri e coccolosi. Ultimo video segnalato sul doobly-doo, lui è il Dottor Vendetta, andate sul suo canale e iscrivetevi, dite che vi mando io. Argomento del giorno, come dicevo, la mia gola è distrutta, e voi direte «influenza stagionale?»
qualcosa a che fare con la febbre, ma non è influenza stagionale. La mia è allergia. Io soffro di febbre da fieno, una cosa massacrante, perché praticamente passo tutte le primavere, e quando parlo di primavera parlo fondamentalmente del periodo che va all'incirca dalla prima metà di febbraio alla prima metà di giugno, sotto farmaci antistaminici. Innanzitutto perché sono allergico a buona parte dei vaccini che permettono di superare la fase allergica, e l'allergia è una cosa che mi porto praticamente da quando sono nato, e infatti è anche una cosa generalmente ereditaria, anche se mio padre non aveva gravi forme allergiche nei confronti del polline, però per esempio sia mio padre che mia madre che i miei nonni, eccetera, avevano allergie ai metalli nichelati, e quella ce l'ho anch'io. Però a me, oltre ad essere venuta l'allergia ai metalli nichelati, si è passata anche questa forma allergica, che è la febbre da fieno, l'allergia al polline. Ovviamente non a tutto il polline, ma a determinate famiglie di pollini. E in questo momento siamo a maggio, siamo all'inizio di maggio, siamo nella quarta fase di impollinazione, e dovrebbero seguire altre due grosse fasi, ed è massacrante. Io fondamentalmente le ultime due notti ho dormito pochissimo, ho passato tutta la notte a tossire e starnutire e soffiarmi il naso, e una delle cose massacranti è proprio questa, che vi lascio una curiosità: quando si sta dormendo, il centro nervoso che controlla lo stimolo dello starnutire è dormiente anche lui, quindi mentre si dorme non si starnutisce. Il problema è che mentre si starnutisce non ci si riesce ad addormentare, quindi è un po' un serpente che si morde la coda. L'allergia cos'è? L'allergia è una reazione violenta del sistema immunitario all'attacco, tra virgolette, da una sostanza che in realtà dovrebbe essere innocua, come per esempio il polline, che sì, è un corpo estraneo, ma come la polvere e moltissimi altri corpi estranei, il corpo può semplicemente bloccarla nelle prime vie respiratorie, nel naso, e poi uno si soffia il naso e va via. Invece l'allergia è una reazione spropositata del sistema immunitario, che comporta una serie di reazioni e di sintomi che, nel caso della febbre da fieno, possono arrivare alle crisi di starnuti, che possono essere letteralmente invalidanti. Non è che si parla di uno o due starnuti, si parla di decine e decine di starnuti, veramente uno dietro l'altro. L'allergia è fastidiosa, ci si può vaccinare, oppure nel mio caso, in realtà è una cosa abbastanza diffusa, circa un 30% delle persone che soffrono di febbre da fieno hanno anche reazioni allergiche ai vaccini. Si va avanti con degli antistaminici, con delle compresse o delle fiale sublinguali, c'è cioè una serie di prodotti che hanno anche alcuni effetti collaterali, e uno degli effetti collaterali più diffusi degli antistaminici è la sonnolenza. Io prendo un farmaco che veniva usato dai piloti di aereo negli anni 70, perché il suo dosaggio e il suo principio attivo tendono a non provocare sonnolenza, che è una cosa importante, soprattutto perché generalmente il farmaco lo si prende nell'arco della mattinata, io di solito lo prendo intorno a mezzogiorno, perché ha una soglia di effetto di circa 16 ore, quindi mi consente più o meno di dormire un po', anche se mi capita in fasi particolarmente intense di prendere una seconda compressa prima di andare a dormire. E dicevo, l'allergia può essere molto fastidiosa, può essere debilitante a livello, appunto, di congiuntivite, problemi respiratori, e quindi anche difficoltà a potersi muovere. Non posso prendere la macchina quei giorni con la congiuntivite così forte che fatico ad aprire gli occhi, è abbastanza pericoloso. Però ci sono delle forme di reazione allergica, impropriamente dette forme di reazione allergica, che sono estremamente più violente ed estremamente più pericolose. Una di queste, che è molto diffusa nell'area mediterranea, nordafricana e della parte più occidentale dell'Asia, che si chiama favismo, è detta impropriamente favismo, è una carenza di
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi. Spero di averlo pronunciato correttamente. E provoca delle reazioni molto, molto più violente di semplici crisi di starnuti. Può provocare, da uno stato di ittero più o meno persistente, ha delle gravi crisi emolitiche, quindi proprio danneggiamento delle cellule del sangue. È una malattia, il favismo, abbastanza diffuso nell'area mediterranea. Pensate che ha un punto a favore: il favismo, che è diffuso nella zona nordafricana, ha un pregio. Chi soffre di questa forma di favismo tecnicamente è quasi del tutto immune alla malaria. Soprattutto fattori come la divicina e la convicina, che sono molto presenti nelle fave, da cui appunto il nome favismo della malattia, può provocare, può scatenare delle reazioni allergiche gravi, come appunto le crisi emolitiche. Ragione per cui, se ci fate caso, vi sarà capitato sicuramente di notare questi cartelli. In alcune zone di campagna dei cartelli o delle ordinanze del sindaco che proibiscono la piantumazione e coltivazione di fave e fagioli in un raggio di determinati metri, di solito 250-300 metri, rispetto all'abitazione di una persona che soffre di favismo, o più semplicemente entrando nei supermercati, il cartello all'ingresso del supermercato che avvisa i eventuali clienti sofferenti di favismo che all'interno del supermercato si possono essere esposte fave fresche e in formato sfuso, e quindi che l'aria può diffondere anche pollini della fava, che possono essere comunque dannosi per questa malattia. E prima di concludere, ecco che vi chiedo: voi soffrite di qualche allergia? Di qualche allergia semplice, come la febbre da fieno, di qualche allergia un po' più complessa? Vi sono allergie ai crostacei, alle noci, alle noccioline? Vi sono allergie molto più complesse, come l'allergia al lattice? Vi sono allergie molto gravi? Soffrite di favismo? Soffrite di qualche allergia veramente debilitante? Non lo so, se volete fatemelo sapere sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Se avete inoltre qualche rimedio che utilizzate, a parte dei farmaci, non fatemi pubblicità ai farmaci, io parlo di qualche rimedio della nonna per quanto concerne l'allergia, fatemi sapere anche questo, sempre sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Un rimedio della nonna, ve lo dico io perché è il rimedio più famoso che dicono tutte le persone che soffrono di allergia: sognare di andare ad abitare in una casa molto isolata e circondata da una immensa piantagione di felci, poiché la felce è l'unica pianta che non impollina. Comunque, ragazzi, come sempre questo è tutto, quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito e potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e condividerlo con gli amici, condividetelo anche su Twitter, su Facebook, sui vostri social network preferiti. Ok ragazzi, questo è tutto, per cui, come sempre, grazie a tutti, ciao e ci vediamo alla prossima!